Ragazzi, c'è la live! Dai su, veloci! Sono state 4:30. Scusate figliuoli, fermate tutto. Ma devo andare. C'è la diretta del Parma. Presto! Con la live. Buon pomeriggio a tutti, da Matteo degli Asprillas torna il campionato di Serie B e oggi prepartita di un importantissimo Parma Spal che si gioca domani alle ore 14 allo Stadio Sardini. Si gioca la 18ª partita del campionato di Serie B, una giornata di campionato molto importante, anticipata oggi con due sfide delicate: il Pisa ospita alle 18 il Brescia e soprattutto stasera si affrontano la Reggina e il Bari, entrambe immediatamente davanti al Parma. Nella giornata spicca anche domani sera alle 20:45 un Genoa Frosinone, che è un'altra partita assolutamente di vertice. Dicevamo, la classifica: si affrontano domani al Tardini due squadre che si trovano un po' agli antipodi. Il Parma, fortunatamente, dopo la vittoria a Brescia è tornato a salire in classifica. Oggi è al quinto posto a 26 punti, a pari merito con la Ternana. Si trova a una lunghezza dal Genoa, a tre lunghezze dal Bari e a sei lunghezze dalla promozione diretta. Il secondo posto oggi occupato dalla Reggina. Una Reggina che ha ulteriormente ridotto il suo gap nei confronti del Frosinone, che si trova a 36 punti. La Spal invece è al 17° posto in classifica, ha cambiato allenatore, quest'anno da Venturato è passata a De Rossi, questa cura non ha sortito ad oggi grandi effetti. I suoi 17 punti sono risultato di 3 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Nelle ultime 5 partite ha pareggiato le ultime 2 e ha perso le altre 3, quindi da 5 partite non vince. Una partita quindi delicata per il Parma, ma anche per la Spal. Questo è stato poi l'oggetto anche delle conferenze stampa dei due allenatori. Per il Parma è l'immediato giorno dopo la festa per il 109° anniversario della fondazione del club, e la conferenza stampa di oggi è stata anche l'occasione per illustrare, perché in maniera, posso dire, non la conferenza stampa di Pecchia, ma in maniera parallela è stata anche la giornata della conferenza stampa di apertura del percorso partecipativo dedicato alla rigenerazione dello Stadio Tardini, lanciato dal Comune, a cui ha partecipato anche il Managing Director Sport, Managing Director non Sport del Parma, Luca Martinez, e insieme al sindaco Michele Guerra hanno presentato il percorso di partecipazione che porterà a concludere il progetto definitivo del nuovo Tardini, un progetto che si annuncia essere già nelle premesse, ancora prima del percorso partecipativo che poi porterà le istanze e innovazioni di cittadini, associazionismo, stakeholder e consiglieri comunali, si annuncia essere particolarmente diverso dal progetto preliminare. La conferenza stampa oggi di Pecchia, tornando al match, ha consentito all'allenatore del Parma di sottolineare che Somme Osterwolde, dopo il passaggio a vuoto assai negativo con l'esclusione della lista dei convocati poco prima del match di Brescia, sono tornati arruolabili e che lo strappo con i due giocatori si è già ricucito. Dovrebbero tornare disponibili sicuramente Romagnoli, e quindi probabilmente si candida per un posto in panchina, ma forse anche Charpentier, e di questo, di fronte alla possibile ancora assenza di Roberto Inglese, che sicuramente sarà sicuramente assente fino a dopo la pausa natalizia, il recupero di Charpentier e di Romagnoli dà due importanti carte in più per mister Pecchia, due carte che probabilmente non sono disponibili almeno per questo match dal primo minuto. Per quello che riguarda
il posizionamento in campo non è per Pecchia, non è importante se il Parma si schiererà con un 4-3-3, un 4-2-3-1, ma quello che conta è l'atteggiamento, che è la vera differenza secondo Pecchia, che ha contraddistinto le prestazioni del Parma tra il Benevento e il Brescia. E, per quello che riguarda il mercato, è stato oggetto anche di alcune domande della conferenza stampa, e Pecchia ha ribadito come lui oggi sia contento della rosa che ha a disposizione e che anzi che queste domande possono essere solo che negative, perché potrebbero destabilizzare il gruppo. In realtà, secondo noi, Pecchia qualche rinforzo probabilmente lo chiederà alla società, questa è la mia opinione. Io penso che non difficilmente il Parma cercherà un uomo sulla tre quarti, un uomo alla Zanimacchia, se non lo stesso Zanimacchia, e forse un rinforzo per il centro della mediana, visto che probabilmente il Parma confermerà ancora uno schema, il 4-3-3, che porta a tre giocatori contemporaneamente in mediana. Quindi, come potrebbe essere domani lo schieramento del Parma che affronterà la SPAL? Dovrebbe esserci Cicizola in porta, e il ritorno di Osterwold dovrebbe riportarlo sulla corsia a sinistra, con Del Prato fresco della convocazione nazionale sulla fascia destra. Quindi Valenti dovrebbe tornare a comporre la coppia centrale con Osorio, e in mezzo al campo è possibile, se non molto probabile, la conferma del trio Juric, Bernabé e Stevez, con Franco Vasquez, falso 9, Dennis Mann da una parte, e c'è un ballottaggio aperto fra Tutino e Bonny, che penso verrà ancora Bonny prescelto, anche adesso da una buona prestazione, ma non va come si dice, sottovalutato la possibilità che sia anche Bonny a comporre il trio davanti. Come invece potrebbe scendere in campo la formazione guidata da De Rossi? Di solito l'ex centrocampista della Roma schiera la SPAL con un 3-5-2 o un 5-3-2, come lo si vuol vedere, insomma, noi poi avendo avuto per tanti anni il 5-3-2, che era spesso un 3-5-2 di Nevio Scala, il primo Parma in Serie A, sappiamo che sostanzialmente sono la stessa cosa. Dovrebbe schierare in porta, se non dovesse essere pronto, Alfonso Thiam, in difesa potrebbe tornare Varnier con Peda e Meccariello, dando un turno di riposo delle mura. A centrocampo le due fasce dovrebbero essere segnate a Dijkman e Celli. A Dijkman, vecchie conoscenze del Parma, affrontato numerosissime volte, un giocatore molto esperto. Con al centro del centrocampo un trio composto da Murgia, Esposito e Maestro. Esposito forse è il nome più promettente e la figura di riferimento in questa squadra, un nome che nei prossimi anni potrebbe far sentire il suo peso anche in altri palcoscenici. E rimangono in ballottaggio per il centrocampo sia Proia e soprattutto Valzania, che giocando nel passato anche a Frosinone spesso è stato affrontato dal Parma e spesso ci ha fatto anche soffrire. In attacco, sicuro di un posto di titolare, Bomber Lamantia, che per la Serie B è un attaccante da tenere d'occhio, che avrà al suo fianco uno tra Rabbi e Finotto, vista anche l'assenza di Almici, mentre è da valutare la posizione ancora di Moncini, in dubbio per alcuni problemi fisici avuti durante la settimana, ma che spesso nel passato ci ha fatto soffrire. La sfida di domani sarà arbitrata da Valerio Marini, e domani il Parma quindi ha a disposizione un'importantissima opportunità per consolidare il rilancio che ha avuto dopo la vittoria di Brescia. È evidente che il Parma domani deve vincere questa partita, anche per cercare di rimanere attaccato al treno del secondo posto, vista anche la partita molto delicata che si gioca fra Regina e Bari. Un risultato diverso dalla vittoria vanificherebbe l'ottimo risultato di Brescia, e il Parma ha assoluto bisogno di avviare un filotto di vittorie, anche per metterci nelle condizioni di giocare un po' più sereni la partita, l'ultima, quella di Santo Stefano a Venezia, contro un Venezia che sta invertendo l'andamento del suo campionato. L'uomo della partita, secondo me l'uomo della partita oggi, domani, dovrà essere Dennis Mann, che ha fatto vedere qualcosa ma ha bisogno di dimostrare di non essere un giocatore estemporaneo come è stato da quando è a Parma. Io vi saluto, vi do appuntamento con i prossimi appuntamenti live degli Asprillas, domani contenuti e interviste con il bottone dallo stadio e il post partita che forse anche domani si svolgerà in seconda serata, per dare l'opportunità a tutti di rientrare nello stadio. Quindi grazie a tutti da Matteo degli Asprillas,
Vi ricordo di iscrivervi al canale, condividere i nostri video e sostenerci anche su Patreon. Come sempre, forza Parma e auguri Parma per i tuoi 109 anni. Ciao a tutti da Matteo.